abbiamo un risultato alle europee due domeniche fa che era straordinariamente svantaggiato come risultato. Loro avevano oltre il 60% di voti e noi siamo riusciti a capovolgere questi dati. Perché? Perché noi abbiamo messo in campo uomini e donne per bene, abbiamo messo dei programmi convincenti e credibili e Albenga come al solito ha scelto le persone che hanno saputo fare e sanno fare. Certo, una soddisfazione maggiore perché diamo in continuità e quindi potremo portare a casa quei risultati e quel lavoro che avevamo fatto nella passata legislatura in comune e che avevamo faticosamente costruito. Lo dico con un briciolo anche di orgoglio, noi abbiamo subito una campagna elettorale fatta di menzogne, di fake news, di maldicenze, è stato abbinato il nome di Riccardo Tomatis come la conservazione e il mar amministrare. Noi abbiamo vissuto 5 anni conseguendo per Albenga oltre 15 milioni di euro di finanziamenti dal passato governo di centrosinistra. Oggi noi possiamo realizzare questo grande finanziamento con queste grandi opere, in parte l'abbiamo già fatta partire, mancherà il polo scolastico, darò tutto il supporto politico che potrò dare a Riccardo. Ma voglio dire che la più grande battaglia, la più grande vittoria la dobbiamo riconoscere a tutti quei candidati delle liste di Riccardo, anche quelli che non sono stati eletti, perché senza il lavoro incredibile, appassionato e straordinario di costoro non ce l'avremmo fatta. Con Diego e le sue liste devo dire che è stato un aiuto importante e ancora una volta molto serio. Lui diceva: ho scelto i programmi alle poltrone. Ebbene, noi oggi ci consegniamo alla città questa amministrazione, questi uomini e queste donne. Io sono sicuro che tra 5 anni Albenga sarà ulteriormente migliorata rispetto a quella che già è oggi.